Ben ritrovati per il terzo e ultimo blocco di AC News. E vi avevamo promesso due ospiti illustri, dunque dopo aver parlato con Matteo Serrotti abbiamo qui in studio con noi anche Alessio Luciani. Buonasera, buonasera a tutti. Alessio Luciani che è uno degli uomini simbolo di questo Arezzo perché dalla salvezza eccezionale, piena di emozioni, di bei ricordi della scorsa stagione, a questa stagione altrettanto significativa e positiva. Ecco, Alessio, ti aspettavi dopo tutto quello che era successo l'anno scorso di ritrovarti a fine novembre, a un passo dalla fine del girone d'andata in testa alla classifica? Beh, assolutamente no. È una bella sorpresa ciò che abbiamo fatto l'anno scorso, è una stupenda sorpresa il momento che stiamo vivendo e questo non deve fare comunque, ci deve far riflettere parecchio perché alla fine magari si vivono tanti periodi brutti, ma il bello è dietro l'angolo, basta comunque soffrire, stare lì, come diciamo noi, sul pezzo, che poi comunque le soddisfazioni sono lì che ti aspettano. Ci abbiamo creduto, siamo una squadra tutta nuova, lavoriamo bene e teniamo i piedi a terra. Mentalmente cosa cambia dall'anno scorso in cui ogni partita era una finale e quest'anno in cui ci sono tutt'altri obiettivi? Beh, in fin dei conti, alla fine, penso comunque siano sempre partite di calcio, non si va in guerra, si va a fare comunque una cosa che è una passione, un lavoro che dà solamente passione. Io penso che comunque la differenza stia nel fatto che ora, essendo lì su in classifica, tutti magari sono più curiosi di affrontarci, sanno che comunque siamo una squadra temibile, che comunque dopo 13 partite, avendone persa una sola, vuol dire comunque dei valori questa squadra li ha. E quindi manteniamoci e non facciamo voli alti, come abbiamo sempre detto, perché alla fine penso sia la nostra arma forte. A proposito di passione, penso che i tecnici che abbiamo avuto l'anno scorso e che abbiamo quest'anno, Mister Dal Canto, siano due esempi emblematici anche nel trasmettervi questa passione, Sì, l'ho ripetuto più volte. Li paragono perché comunque sono due comunicatori forti. Loro con i propri concetti ci hanno dato e ci stanno dando tanto. Parlo comunque per Mister Dal Canto che comunque sta facendo un vero e proprio, tra virgolette, miracolo, diciamo, sportivo. Lui, avendo lavorato sia con i giovani sia con i più grandi, ha cercato comunque di amalgamare le due cose e ci sta riuscendo in maniera eccellente. Soprattutto quest'anno dove una squadra tutta nuova, dove gli elementi magari di maggiore esperienza sono 6 o 7, sta cercando di tirare fuori da noi quell'ambizione in più e dai giovani quella voglia di arrivare che in questa categoria è fondamentale per cercare di scalare e fare la cosiddetta gavetta. Per te, fra l'altro, questo è anche un momento abbastanza particolare perché mancando Capitan Cutolo, la responsabilità, il peso di portare quella fascia è tutto tuo. Ecco, che cosa hai provato nel diventare vice capitano e che cosa significa portare quella fascia al braccio? Senza dubbio provo una forte emozione ogni volta magari che devo indossare la fascia, perché essere il capitano, ho sempre ribadito anche questa cosa, che per quanto mi riguarda non c'è bisogno a volte di essere capitano indossando la fascia, ma c'è bisogno di essere capitano comportandoti in una certa maniera e magari insegnando a chi fa questo mestiere da poco, ovvero i giovani, come si vive uno spogliatoio, come si vive un rettangolo verde, ma soprattutto come si vive una vita privata. Perché alla fine l'esempio principale di vero professionista, adesso siamo stati fortunati che ce l'abbiamo nel nostro campionato italiano, che è Cristiano Ronaldo. E comunque lui è, secondo me, l'esempio lampante che tutti devono prendere, che sia da professionista, che sia da uomo, che sia da capitano. Io l'ho scoperto così nella prima di Coppa Italia, l'ho detto più volte, è stato un fulmine a ciel sereno perché non me l'aspettavo minimamente, ma penso che comunque con questa cosa io abbia conquistato la fiducia di molti addetti ai lavori e mi fa piacere perché sono un ragazzo trasparente, un ragazzo ecco che penso che si legga nel mio volto come sono e sono fiero di questo e ringrazio sempre la mia famiglia per avermi fatto così, ecco. Per te Arezzo, possiamo dire, è quasi diventata una scelta di vita perché l'ultimo rinnovo contrattuale fino al 2021 comunque sia un bel segnale anche di attaccamento e di voler rimanere in questa realtà.
Sì, sono contentissimo di aver fatto questa scelta perché comunque mi rendo conto di essere all'interno di un progetto molto ambizioso. La società, i direttori più volte hanno elencato un po' qual è la loro scaletta e noi dal canto nostro abbiamo cercato comunque di dilegarci a una situazione ben solida. Attraversiamo un momento del calcio, soprattutto in terza serie, che non è per niente facile. Conosco tanti amici che veramente stanno a casa e che non hanno un lavoro e sono veramente disperati. Io vivo questo momento come uno stimolo giornaliero, ovvero di essermi legato a una società seria che ha un progetto e quindi giornalmente io cerco veramente di dare sempre il massimo perché non voglio limitarmi e voglio sempre il massimo da me stesso, sia nella vita privata che nella vita dentro il rettangolo verde, ecco. Quindi sono veramente veramente contento di aver fatto questa scelta. E penso che tutta Arezzo, tutta la tifoseria di questo sia contento. E tra l'altro il modo in cui hanno presentato il tuo rinnovo è stato molto carino, è venuta fuori una parte di te che forse non tutti conoscevano, che sei un appassionato di musica, è un musicista. Sì, dire musicista magari è una parola un po' troppo forte. Sono un appassionato di musica e sono sincero, averla dovuta accantonare mi è un po' dispiaciuto perché io sin da piccolo, magari vivendo in un piccolo paese di nome Pescherocchiano nella provincia di Rieti, il mio paese conta all'incirca 450 abitanti e le passioni del paese sin da piccolo erano quelle, comunque il gruppo folcloristico, la banda, sempre il calcio. E c'è stato un momento in cui sono entrato nella banda e dovevo decidere che ruolo svolgere, quindi il ruolo di prendere questa tromba mi affascinava. E, quando posso e quando sto a casa insieme al mio caro amico Luca mi dà delle ripetizioni e ma appena posso prendo in mano lo strumento perché veramente mi fortifica questa cosa di avere questo altro hobby in confronto al calcio. E è stato veramente un gran bell'annuncio con questa chiarina che è magari il simbolo della giostra, il simbolo di Arezzo. Ho potuto comunque far vedere alla gente che oltre al calciatore c'è anche un'altra persona che ha anche altre cose in confronto al calcio e questo mi ha fatto molto piacere. Noi con questa curiosità, Alessio, ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi. Termina qui questa edizione di Asci News. Prima dei saluti, vi ricordo la trasmissione Amaranto World, condotta dal direttore di Arezzo Channel, Gianni Brunacci, che andrà in onda questa sera alle 19:50 e domattina in replica alle 7. Vi ricordo inoltre di andare subito a mettere un like sulla pagina Facebook Arezzo Channel 2018, dove potete vedere tutti i programmi trasmessi su Teletruria e rivivere con noi le principali notizie legate al cavallino. Asci News torna domani alle 13:20. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio e come sempre, forza Arezzo!